ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ultimamente non ci siamo fatti vedere su YouTube. Più che altro le nostre uscite sono state prevalentemente dedicate alla pesca al luccio. È andata bene, è andata male, però non vi abbiamo mostrato moltissimo. Comunque sia, oggi siamo qua per una pesca diversa dal solito. La pesca al nostro amato cavedano. Primo lancio, ragazzi. Qui bisogna stare attenti assolutamente a non farsi vedere. Da questa cascatina magari può darci una soddisfazione. Ragazzi, in questo spot i pesci sono veramente furbi, quindi cercherò di rimanere abbastanza arretrato per non farmi vedere. Vediamo se questa è la volta buona. Vabbè, proviamo a cambiare angolazione. Vediamo. Lancio, ci siamo, basta che il pesce collabora. Io so che sono là sotto. Raga, la situazione è un po' complicata, nel senso che abbiamo provato vari spot, io non riesco a prenderne uno, ho avuto qualche attacco però veramente difficile. Il fiume era un po' troppo ingestibile dal punto di vista del colore dell'acqua. Siamo venuti in spot più limpidi, però più difficili, perché comunque sono canaletti stretti in cui ci sono erbe molto fitte e il rotante si riempie sempre di alghe filamentose, quindi è molto molto dura. I pesci sono attivi, saltano, attaccano, però per ora non c'è stato nessun risultato. Adesso continuiamo, facciamo gli ultimi lanci, se riesco bene, se no amen. Siamo nella strike zone, speriamo bene. Adesso vediamo. Lancio buono, molte alghe, non vedo inseguimenti. Risultato zero. Qua bisogna lanciare distante. Lancio buono. Ok. Non vedo inseguimento. Inseguimento c'è, ragazzi. Un inseguimento c'è stato. Cosa? Molto male, ragazzi. Ci ho provato in tutti i modi possibili, ma non sono assolutamente riuscito a prendere un cavedano. E non è la mia tecnica, diciamo, io non sono molto bravo a light. Meglio lasciare fare a Stefano, che è molto più bravo di me. Grazie Fili, adesso ci penso io, andiamo in pesca.
Ragazzi, questo qui potrebbe essere veramente il lancio dei lanci, vediamo. E ce l'ho! Sì! Eccoci qua ragazzi, il primo pesce della giornata, un bel cavedano, portato a Guadino. Eccolo qua ragazzi, il primo cavedano, finalmente, è da tantissimo tempo che non ne vedevo uno. Adesso gli tolgo il rotante dalla bocca e lo lasciamo andare di nuovo. E il primo è andato, adesso facciamo un altro lancio in questo fantastico spot e poi continuiamo a pescare. Eccolo ragazzi, ce l'ho! Grazie Filippo. Ragazzi, facciamo in velocità a prenderlo. Prestiamoci a digondinare il pesce ed eccolo qua, perfetto. Un altro cavedano un po' più grosso di quello di prima. Adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Veramente anche questo molto molto bello. Ecco, è il nostro secondo amico, se ne torna a casa. Ciao. Va bene, Ste, che dici, per oggi può bastare? Sì, basta per oggi, sotto il sole veramente basta. Dura. Sti cavedani non... Non si fanno non vedere. Non ci hanno voluto credere nelle mie esche, comunque sia... Ho visto i tuoi pesci e sono contento. Vabbè, quindi... come tu vedi i miei cavedani, io vedo i tuoi lucci. Eh sì, bisogna compensarsi in qualche modo. Comunque sì, ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Ci abbiamo messo veramente l'anima. Sì, veramente è stata dura, è stato bello, però mamma mia. Durissimo. Più che altro non è la nostra pesca, non siamo proprio nel mood del light. È stato bello perché è una pesca diversa per noi, però... Ah! È un po' complicatino, diciamo che... Il cavedano è un pesce abbastanza semplice, comunque è divertente, però molto spesso le cose semplici diventano anche difficili. Sì, sembra dire vabbè vado a cavedani, però è veramente a volte... furbo di essere più furbo di lui ed è molto, molto importante e molto difficile questa cosa. Vabbè ragazzi, comunque il video finisce qua, spero vi sia piaciuto. Come al solito, se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, c'è il pulsantino qua sotto. E seguiteci su Instagram, mi raccomando che ci facciamo sempre tante di quelle risate. Tantissime di risate, poi mostriamo anche le nostre nuove novità di attrezzature, certo, esche tutto. E via dicendo. Comunque ragazzi, alla prossima, ci vediamo, ciao!